Sì, io sono Giorgio Bedoni, sono uno psichiatra che si occupa però da tempo di arboruto outsider arte, insegno all'Accademia di Brera dove faccio un corso dedicato a questi temi. Beh, il festival nasce, la prima edizione è del 2016, in Umbria, nella libera università di Alcatraz, che non è il carcere, ma è il luogo fondato da Dario Fo e Franca Rame, con Jacopo Fo che ha attivato questa iniziativa. C'è un festival che viene fatto in più città d'Italia. 2 anni fa si era a Verona, l'anno scorso Bologna e quest'anno Torino. Torino non è casuale anche, Torino è una città che ha una storia e poi a Torino c'è una grande tradizione di arboruit, di outsider art, quindi contemporanea, di atelier e anche di gallerie. In Italia, in effetti, nonostante ci sia una storia di atelier psichiatrici, di diciamo la storia di Basaglia, diciamo una storia psichiatrica interessante che ha prodotto tanti atelier di arte terapia, eccetera. Nonostante questo, diciamo quest'ambito è obiettivamente trascurato. Noi dobbiamo pensare che invece ormai a livello internazionale è, come si dice, sdoganato, per usare questa parola. Faremo un focus perché l'arte medianica, che è praticamente quella di artisti all'interno di questo paesaggio, diciamo, di artisti irregolari, che cioè che non hanno nessuna formazione e neanche nessuna intenzione di fare arte, hanno intenzione soltanto di esprimersi, di comunicare. Esistono degli artisti che degli autori che a un certo punto, diciamo, della vita sentono una voce, un richiamo, un qualche cosa di più forte di loro che viene da un altrove misterioso, a cui spesso danno anche un nome, uno spirito guida, eccetera, eccetera, che gli guida la mano e li costringe ad esprimersi, e li costringe a disegnare, a dipingere, eccetera, a volte con risultati assolutamente straordinari anche tecnicamente, che non si capisce come questi personaggi possono raggiungere. E in questo senso esemplare è la figura di Maria Orecchioni, un'artista sarda vivente che per un lungo percorso della sua vita è stata in comunicazione appunto con un mondo altro che le è comparso quasi improvvisamente, emergendo all'inizio proprio da petali di rose, cioè nei petali di rose che lei aveva raccolto nel suo giardino, ha visto dei volti, ha visto degli occhi, degli sguardi che volevano comunicare con lei, e da allora ha creato questo colloquio con questo mondo, rappresentandolo su pezzi di stoffa, su tovaglie, su scampoli di tessuti più vari, e da cui appunto questi volti emergono. Sono un artista, tengo a specificare, non sono un artista outsider, ma ho fatto un lavoro su un artista outsider, più precisamente su un architetto irregolare. Che si trova nel Messinese, nella zona dove vivo io solitamente, ed è un artista che si chiama Patrizio De Cembrino, che ha costruito negli anni, dagli anni 70 in poi, una piccola cappella dedicata alla Madonna del Tindare, che è una Madonna del luogo dove noi viviamo, molto, molto amata dalle persone. Una piccola cappella che si trova in un luogo, in una piccola contrada di un paese che si chiama Sant'Angelo di Brolo, che è stata costruita in 50 anni da questo signore, aggiungendo man mano negli anni praticamente dei pezzi. Un artista che ha saputo in qualche modo unire anche il sacro, ma anche la comunità in qualche modo. E il colore principale di questa architettura è il rosa, che noi definiamo in qualche modo un colore materno, femminile, ma allo stesso tempo ricorda anche le architetture bizantine e gli arabi che colonizzarono la Sicilia, e quindi in qualche modo Patrizio non fa altro che mettere insieme l'antico e il contemporaneo in questa architettura che viene definita anche, lui viene definito anche una sorta di artista giardiniere.